dal compasso d'oro alla permanente del MoMA fino agli oggetti disobbedienti. Giulio Iacchetti non è un designer come gli altri. In Italianità ci racconta simboli belli, brutti e cattivi che parlano italiano nel mondo. Tex, un cowboy sempre abbigliato nello stesso modo, jeans attillati, stivaloni di cuoio e una camicia giallo sgargiante. E galoppa da quasi 60 anni, per la precisione da 63 anni, nel Texas che tutti noi conosciamo, ma è un Texas che arriva anche in Italia. E il suo cavallo lo ha portato in giro non solo per il selvaggio West, ma anche in Canada, in Messico, a Panama e nella Melanesia. Bonelli l'ha pubblicato nel lontano 48 e Galep, il nome d'arte di Galeppini, dell'illustratore, gli diede forma e colore e diede il via a una leggenda tutta italiana. Tex è uno dei personaggi dei fumetti più duraturi, insieme agli internazionali Batman e Superman. Solo che lui è l'eroe reale, insomma un uomo in carne ed ossa senza superpoteri se non quello della morale incrollabile. E anche ai suoi tempi era più facile a dirsi che a farsi. Tex è dalla parte degli indiani anche quando gli indiani erano ancora nei film i nemici da combattere. Nonostante il caratterino, Tex di professione fa il ranger, ma essere un difensore della legge non gli impedisce di divertirsi spesso e volentieri al tavolo da gioco. Ma molto attento alle culture dei popoli, molto aperto, disponibile, sempre pronto a combattere i soprusi, antirazzista per eccellenza. Tex li rispetta e ama così tanto che sposa Lilith, figlia del capo indiano Freccia Rossa. È così che diventa capo dei Navajos e assume il nome di Aquila della Notte. Per un cowboy che è scampato a 300 agguati, è sopravvissuto a 30 duelli e ha fatto fuori più di 500 persone, possiamo aspettarci di tutto e di più, di certo l'immortalità. Nelle avventure di Tex sono tanti gli amici che gli prestano la pistola. Kit Carson, Tiger Jack e il figlio Kit. Se il vostro sogno è sempre stato quello di essere protagonista di qualche episodio del nostro Ranger, con titoli come Massacro, La cella della morte e La notte degli assassini, vi consigliamo di stare dalla parte dei buoni. E mi piace pensare che un po' di coscienza nostra, coscienza del popolo italiano, sia nelle idee, nel pensiero e nel cuore di questo strano cowboy.